Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Ve l'avevo promesso, ho il microfono nuovo della OK. Vediamo come registro, lo metto in posizione. Ragazzi, tempo che mi abituo. Pazienza ragazzi. Ho registrato sempre con le cuffie. Qui siamo su Pro Evolution Soccer 2008, il gioco sorpresa per Pippo che ho acquistato su Amazon. E c'è anche Virtual Tennis 2009. Video vecchi che hanno fatto la storia, davvero la storia. Non mangiare niente, ragazzi. Ma che bellissimo vedere la vecchia gloria. PES 2008. Non dobbiamo levare per questione di copyright, ma era bellissimo, fantastica. Modifica, c'era il menu modifica, era pazzesco. Giocatori, modifica i giocatori, c'è Juventus, Buffon, Andrade, Bonsung, Mirindelli, Chiellini, Almiron, Thiago, Camoranesi, Nedved, i tempi delle vecchie glorie. E adesso andiamoci a fare una partita, dai. Juventus contro Juventus. Perché oggi andremo Juventus, dai, che devo fare una cosa. Juventus contro Juventus. Ci saranno tantissime di queste partite. Tra Juventus, per esempio, contro sempre Juventus. Perché? Ragazzi, perché praticamente il pallone metteremo il PES 2008, dai, e sostituzione dai giocatori. Cambio, io giocherò con questo, invece Filippo giocherà con Zebina. Fa giocare tutti i giocatori. Del Piero non vuole fare. Sì. Ok ragazzi, possiamo iniziare. Vediamo come si sente. Nel vecchio video si sentiva malissimo. Comunque sto facendo tantissime cose per il canale di YouTube. Una di queste è proprio questo, di giocare a vecchi giochi di calcio che ci hanno fatto male. Ecco il calcio di inizio. Ecco, allora sistemiamo la telecamera. Vabbè, se lo mangia. Zio, cosa ci riserverà il match di oggi? Ansie e preoccupazioni sono azzerate al momento del fischio d'inizio. I giocatori di entrambe le squadre sanno perfettamente quali sono le loro responsabilità e quello che devono fare per vincere. Concede una punizione, riuscirà a inventare qualcosa qui. Il portiere non ha avuto alcun problema. Perdi a quinta. Farà centro? Ancora sul pallone qui. Ha bloccato il passaggio. No, è stato reso inoffensivo. Prese che. Ah,
che fallaccio, punizione in posizione molto pericolosa. Sai. Dentro, rimessa dal fondo. Pinson, Chiellini, Del Piero, Alessandro, adesso in area, sarà contrariato qui, non abbastanza preciso. Avrebbe potuto passarla, ma ha deciso di fare tutto da solo. Brutta decisione probabilmente. Andrade, Almiron, pallone ancora in gioco qui. Nedved, Del Piero. Possono aprire le marcature con un buon cross. Via Quinta, cosa farà qui? Cristiano Zanetti, 15 minuti se ne sono andati. Cristiano Zanetti, Palladino. Pallone buttato e ora c'è l'opportunità per un contropiede. Può fare qualche passo in avanti qui. Grandi riflessi del portiere che ha smanacciato. Calcio d'angolo. Pallone perfetto per un colpo di testa. Pallone recuperato. Ce la farà? Sembrano insuperabili, difesa davvero impressionante. Birindelli, Camoranesi, Almiron. Ha fermato l'attacco. Il difensore è stato rapido a capirne le intenzioni. Almiron. Passaggio da dimenticare. Cristiano Zanetti, Almiron, Del Piero. Si è guadagnato il possesso per fermare l'attacco. Il pericolo è passato. L'intervento è stato pessimo e fallo. Era nel posto giusto per intercettarla. Quasi 30 minuti nel primo tempo. Stanno marcando stretto. Cristiano Zanetti, il lavoratore infaticabile. Del Piero. Cosa inventerà adesso? Solo il gol! Ed è dentro! L'allenatore può permettersi di sorridere, anche solo per un momento. Hanno sbloccato la partita, 1-0. Chiaramente un fallo. Questa può essere un'occasione per il pareggio. Adesso c'è una rimessa dal fondo. Andrade, Birindelli, Camoranesi, Almiron. C'è spazio per tirare in porta? Ha mostrato tutte le sue qualità difensive qui. Cristiano Zanetti. Problemi per la difesa. Spedita in area di rigore. Stanno difendendo bene, molto bene a dire il vero. No, non è andata, non male comunque. Ha cercato di sorprendere il portiere con un tiro dalla lunga distanza. Certo, se avesse voluto impensierirlo avrebbe dovuto almeno centrare lo specchio della porta. Camoranesi, possono partire. In zona tiro, via Quinta. Ha respinto il pallone ma non in maniera sicura.
deve ringraziare la sua difesa se è uscito indenne da questa situazione. Almiron, Marchionni, si è guadagnato il possesso per fermare l'attacco, solo un minuto di recupero. Ci vado pesante. Marchionni, Cristiano Zanetti, Palladino. L'arbitro fischia per segnalare la fine del primo tempo. Credo che entrambi gli allenatori avranno molto da dire riguardo alla prestazione dei loro ragazzi. Temo che l'allenatore... Inizia il secondo tempo. I giocatori riusciranno a seguire i consigli dei loro allenatori. Camoranesi, Almiron. L'equazione è semplice. Fino a quando tieni in mano il pallino del gioco, gli avversari non riescono a metterti in difficoltà. Iaquinta. Centrerà il bersaglio. Palla al portiere. Verso Del Piero. Un buon cross. Potrebbe creare una nuova occasione da rete. Ben spazzata via. Palladino. Le punte si stanno muovendo bene. Potrebbe essere questa giocata a farli tornare in partita. E adesso il gioco si spinge in avanti. Eccolo in area. Ha respinto. Difesa pietosa. Che occasione. Sono in posizione favorevole. Almiron. Sono in buona posizione. Hanno ottenuto una rimessa ben all'interno della metà campo avversaria. Buon cross in questo caso. Spazio di testa. Senza problemi tra le braccia del portiere. Nessun fischio qui, il tackle è ok secondo l'arbitro. Centrerà il bersaglio? È stato falciato? No, dice l'arbitro. Che difesa pessima, palla rubata qui. Buon intercettamento e possesso palla recuperato. Lo stress sono ieri. Tiago, Iaquinta. Mette il pallone sulla fascia. Grande chance qui. Ed era proprio lì. Il portiere c'è. Si è mosso in tempo e l'ha bloccato. Forte nel gioco aereo. Grigera. Possesso palla perso. Passaggio largo sulla fascia. Cosa farà adesso? Via quinta! Il portiere l'ha messa sul fondo per un calcio d'angolo. Un buon pallone sul primo palo. Cristiano Zanetti. Almiron. Riuscirà ad andare a segno? Sono sotto pressione in questa circostanza. Sul primo palo ha tirato in porta, ma nessuna vera minaccia. Le battaglie. Siamo quasi nel quarto d'ora finale. Cristiano Zanetti. Tiago. Comunque saluto qua. Iaquinta. Messo giù. Punizione regalata. Cartellino giallo. Penso che sia stato un po' severo. Ha certamente colpito il suo avversario, ma non credo che l'intervento meritasse la munizione. Forse è stato un modo da parte dell'arbitro per avere la partita in pugno. Ha allontanato la minaccia. Palla recuperata qui. Iaquinta. E spara. Beh, ci ha provato, ma non è stato abbastanza preciso.
ha lasciato scorrere la palla colpendola bene ma non troppo. Non è riuscito a battere il portiere. Filippo è con Zebina. Attenzione, Zebina. Nessuna possibilità di prendere la palla. Punizione. È abbastanza lontano. Difesa solida in questo caso. C'è Camoranesi, Del Piero, Iaquinta. Almirón. Manca la precisione in questo passaggio. Marchionni. C'è molta tensione in campo, il risultato finale è ancora in bilico e ci avviciniamo alla fine dell'incontro. Ha mostrato tutte le sue qualità difensive qui. Proprio no. Palladino. Possono mettere un buon cross in mezzo. Hanno un'altra possibilità con questo angolo. Cross alto e tagliato. La difesa ha fatto bene fino a questo momento. Ancora un minuto da giocare prima del triplice fischio. E improvvisamente la difesa è costretta a rincorrere. Direttamente fra le braccia del portiere. Ora dove gioca? Ben compresa e intercettata. Arriva il fischio finale. Vince. È stata un'aspra battaglia. Solo un gol di differenza divideva le due squadre. Credo che l'abbia spuntata chi alla fine aveva più fame di vincere. Non piangere, Filippo. A dare ascolto all'urlo dei tifosi si scopre che... Non piangere. Ragazzi, è finita qui questo video. Ci dobbiamo lasciare. Filippo si sta... Sì, Filippo sta portando bene. Ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi.